Mariano Di Baio, stando a quanto riporta Dagospia, avrebbe intascato 22.000 euro per una serata in discoteca organizzata il 24 dicembre. L'influencer in quanto a compensi batterebbe così di gran lunga Francesco Monte e Andrea Damante, che invece avrebbero un cachet di appena 10.000 euro a testa, poco meno della metà di quanto guadagnerebbe l'aitante fashion blogger. Mariano Di Baio guadagnerebbe 22.000 euro a serata. Francesco Monte, dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez durante la seconda edizione del Grande Fratello VIP, ha visto crescere la sua popolarità, e così i suoi compensi per una serata in un locale alla moda si aggirerebbero intorno ai 10.000 euro. Un cachet che, forse, potrebbe lievitare dopo l'Isola dei Famosi. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, potrebbe naufragare nel programma condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi. Il cachet di Francesco Monte si aggirerebbe sui 10.000 euro. Di 10.000 euro sarebbe anche il compenso di Andrea Damante. Intanto però Francesco Monte si deve accontentare di un cachet inferiore rispetto a quello di Mariano Di Baio che, a quanto pare, nonostante sia meno televisivo di lui, gode di compensi ben più alti. E supererebbe anche Andrea Damante. Quest'ultimo, oltre ad essere un gradito ospite, spesso in discoteca veste anche il ruolo di DJ. La musica, infatti, è la sua passione.